Ben ritrovati. Lentamente, molto lentamente, ma si va verso la normalizzazione in Casa Foggia. È questa la novità di giornata che evidentemente salutiamo con soddisfazione. Il Covid-19 sta allentando la presa nel gruppo rosso-nero da ieri. Altri 5 elementi a disposizione del tecnico Marchionni sono rientrati nel gruppo squadra, gruppo che si va rimpolpando in proiezione di quello che sarà poi il ritorno in campo, che come sapete tutti è previsto per mercoledì prossimo alle 15 al Barbera contro il Palermo. E a proposito del Palermo, apriamo una parentesi. Ieri era giornata di recuperi, c'erano due gare in programma. Beh, detto dell'insaziabile Ternana, che non finisce mai di stupire in questa stagione, e che ieri, pensate, va d'accordo che era un testa coda la prima contro l'ultima, però ha rifilato addirittura 7 gol alla malcapitata Cavese, che da qualche giorno è tornata nelle mani di Maurizio Maiuri, l'ex tecnico del Foggia, se è si può chiamare, visto e considerato la sua brevissima permanenza in rosso-nero. E la Ternana dei miracoli di questa squadra, abbiamo detto ormai praticamente tutto, probabilmente straccerà tutti i record. Chapeau dunque alla formazione umbra. Ma ieri i riflettori in Casa Foggia inevitabilmente erano puntati sul match del Palermo, che recuperava la gara di Monopoli. Era una sfida incrociata da seguire con molta attenzione, perché il Foggia affronterà a brevissimo sia l'una che l'altra. Beh, sembrava che la strada fosse in discesa per la formazione di Giacomo Filippi. Il Palermo era in vantaggio, ma poi è accaduto l'incredibile, perché sul filo del gol, del gong, nell'arco di 7 minuti la formazione bianco-verde di Beppe Scienza è riuscita a capovolgere il risultato. C'è stato il ribaltone, la remontata, ed è finita 2-1 per la formazione di casa al Veneziani. Cosa ha detto questa gara? Ha detto evidentemente che non è poi, come dire, assolutamente scontato che una squadra reduce dalla pandemia, quando torni in campo, incontri soverchi e difficoltà, e la prestazione del Monopoli ne è la chiarissima conferma. Ecco, speriamo che il Foggia prenda spunto proprio da questi ultimi 90 minuti, in cui il Monopoli, insomma, ha dimostrato di saper usare soprattutto la testa prima ancora che le gambe, e questo è un indizio assolutamente da tenere in grande in considerazione, in proiezione del match del Barbera di mercoledì prossimo. Grazie, vi aspetto domani.